Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Comune, la trasmissione nata in sinergia tra l'amministrazione comunale di Montevarchi e Valdarno Channel. Prosegue il nostro viaggio tra le varie associazioni del territorio, questa sera parliamo dell'associazione In Marcia Valdarno Solidarietà, associazione che si occupa del sociale a 360 gradi e che opera nella nostra vallata con una serie di iniziative. È nata questa associazione nel Valdarno perché un gruppo di ferrovieri in pensione, che avevano vissuto esperienze comuni nel luogo di lavoro, hanno detto: Perché non ci ritroviamo da pensionati? E così è nata questa associazione ha mantenuto il nome in marcia perché si riallaccia a quelle cose a cui ho accennato e Valdarno Solidarietà perché lo scopo di questa associazione è la solidarietà e territorialmente si svolge qui nelle, nella zona del Valdarno. Eh, solidarietà per noi mh, ha un accento particolare, cioè vuol dire effettivamente guardare la persona che ci sta vicino e aiutarla o collaborare con lei, ma quando ha bisogno, cioè eh, non eh, vogliamo eh, dividere la solidarietà dalla vita di tutti i giorni. La solidarietà è andare a pigliare un caffè insieme, è andare a trovare un amico quando è malato, è eh, fare delle pratiche burocratiche quando è necessario farle, per esempio noi come associazione facciamo il 7.30, siamo collegati a un caffè nazionale ovviamente e questi sono atti di solidarietà. Le ultime iniziative proprio entrando nello specifico che avete curato. Allora, mh, parlo di due iniziative in atto, si sta facendo un corso di computer perché perché eh, computer vuol dire internet vuol dire posta elettronica. Posta elettronica vuol dire eh, confrontarsi in tempo reale e eh, continuamente con tutti. Allora, Attraverso alcune persone del nostro gruppo abbastanza competenti nel mondo dell'informatica abbiamo fatto due gruppetti di sette persone, quindi ci sono 14 persone in totale che fanno questo corso che è cominciato da tre mesi circa e durerà ancora due mesi. Ovviamente si cerca di dare quello che si ha, cioè prima... Una idea generale dell'informatizzazione e poi un'attività specifica sui programmi internet, Word, Excel, la posta elettronica, eccetera. Un'altra cosa che stiamo organizzando ora è un corso di cucina. Non è una parola specificamente indicata corso di cucina perché abbiamo pensato a ritrovarsi. A cena assieme con delle persone competenti nell'ambito nell della culinaria e eh, ascoltare prima le loro istruzioni di come si prepara una pasta al ragù, oppure come oh. si prepara un dolce, come si prepara un, un piatto di pesce, e poi ci ritroviamo lì e la consumiamo. Quindi è proprio un'attività per stare insieme. Ma no, a giocare a briscola, rispettabile, però eh, per fare un po' di più, quando siamo a tavola, per esempio, ci si sente tutti in un altro clima questo concetto di solidarietà è un concetto di solidarietà fra di noi ehm, in maniera che tutte le competenze che ci sono all'interno di, di, di noi de, 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 del nucleo dell'associazione fanno qualche cosa eh, per l'interno dell'associazione ma anche per il di fuori quindi noi abbiamo tutta una serie di attività che vanno dalle attività che ha detto il Presidente al, ad attività di carattere mh, specifico più culturale, per esempio noi abbiamo fatto molte conferenze eh, con, eh, con andando a scegliere persone competenti dalla ASL, dal mondo della scuola, eh, alla Bartolea di Montevarchi su qualsiasi tipo di, di, di argomento. Come ci si mette in contatto con voi? Sì, attraverso la nostra sede che ha anche un numero telefonico in via Brusagli 54 a Montevarchi. E anche per questa sera è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. In Comune torna puntuale tra sette giorni alle 21.